scenario per tutti noi e poi dopo, se avete delle domande, qualcosa da chiarire, da discutere, per favore scatenatevi pure. Le passo la parola e a dopo. Grazie, grazie Valentina, grazie Cipriano. Se la rilevo subito. Benvenuto al nostro alunno. Quindi condivido con la comunità presente oggi alcuni più recenti la partenza appunto regionale. Quindi insegno all'Università di Westminster, mi occupo di migrazione, faccio ricerca su migrazione e insegno questa disciplina che si chiama comunicazione interculturale, tra le altre cose. Quando Valentina mi ha chiesto di contribuire al lavoro svolto da CPA2, ho pensato appunto di portare qualcosa che potesse parlare appunto direttamente ai ragazzi, alla loro esperienza della diversità. Non è facile parlare di diversità in un'ora, un'ora e mezza. Noi insegniamo interi corsi su queste questioni, quelli che sono stati a Londra hanno fatto una settimana intensiva ed immagino che abbiano avuto la percezione di avere appena iniziato la discussione. Ho il privilegio di insegnare questa disciplina a Londra, che è appunto un laboratorio multiculturale a cielo aperto, per cui le mie classi sono composte da studenti che vengono da assolutamente tutto il mondo, pochissimi inglesi, diciamo nel senso stretto, veramente studenti da tutto il mondo, con tra l'altro anche background di vario tipo. Quindi sostanzialmente insegnare comunicazione interculturale in quelle classi è facilissimo, perché non si fa altro che fare lavori di gruppo. Lavori di gruppo che sono quelli che avete anche provato voi, esercizi, giochi di ruolo, eccetera, eccetera. Quindi oggi cercherò di, come dire, avevo intitolato questa presentazione Il razzismo e gli stereotipi, comunicare l'altro, anzi, questa è la parola chiave della mia presentazione. Razzismo, stereotipi, da mass media ai social, ma in realtà diciamo, cercherò di fare una specie di presentazione proprio di quelli che sono i concetti un po' basilari, a partire dal concetto di cultura, per arrivare chiaramente a stereotipi e razzismo, ma non avremo diciamo, il tempo di coprire tutto in una, come dire, in maniera dettagliata. Per cui inizio con una slide, ditemi se non vedete, non lo so, com'è la percezione di questa, sono molto scura, quindi chiaramente leggerò mentre parlo. Ho qui una definizione molto generica sugli studi della comunicazione interculturale che appunto si occupa, la comunicazione interculturale è una disciplina che studia la comunicazione tra culture diverse, tra gruppi sociali diversi, perché spesso si parla di cultura e si pensa alle differenze tra nazioni, no? Quindi la cultura viene spesso identificata con un contesto specifico geografico. In realtà cultura, come adesso appunto cercherò di trasmettervi, è qualcosa di molto più generico. E quindi per questo forse a volte è spesso meglio utilizzare il termine di gruppi sociali e soprattutto si interessa di capire come la cultura influenzi la comunicazione, cioè come comunichiamo tra di noi, noi e persone che appartengono a contesti diversi. Quindi si interessa di vari processi e problemi comunicativi che appaiono naturali all'interno del loro contesto, quindi comportamenti, pratiche, valori che all'interno di un contesto di in-group, cioè per esempio noi oggi qui condividiamo alcuni valori tra cui per esempio il fatto di essere siciliani, la conoscenza della lingua italiana e cose di questo tipo, quindi all'interno di un altro contesto composto da individui, assolutamente religioni, classi, etnie, eccetera. Quindi in questo senso cerca di comprendere come persone di diverse culture agiscono, comunicano e percepiscono il mondo attorno a loro. Quindi è diciamo, una disciplina vastissima, noi insegniamo comunicazione interculturale ma insegniamo anche comunicazione interpersonale, per esempio il nostro corso di laurea si chiama Lingua e Comunicazione Globale, per esempio, e diciamo che lo scopo è quello di accrescere
le competenze comunicative degli studenti, soprattutto in ambito interculturale, per cui si studia la comunicazione globale assieme a un'altra lingua, per esempio. Ma quando si parla, per esempio, di comunicazione interpersonale, un aspetto, tra gli aspetti che si considerano, sono per esempio che tipo di influenza può avere, che ne so, la dimensione della stanza, i colori alle pareti, il mobilio, sul modo in cui comunichiamo, perché ogni cosa ha, diciamo, un impatto su quella che è poi la comunicazione di un messaggio che raggiunge un destinatario. Chiaramente, nel caso della comunicazione interculturale, questa complessità aumenta perché parliamo di confronto con persone che appartengono a contesti sociali e culturali diversi. Come vi dicevo poc'anzi, bisogna sempre iniziare dal concetto di cultura, altrimenti non se ne viene a capo e non possiamo appunto ragionare sulla questione della comunicazione. Quindi, di solito io quando inizio una lezione sul concetto di cultura chiedo agli studenti cos'è cultura secondo voi. Purtroppo non abbiamo il tempo, sarebbe stato bello, diciamo, aprire a una dimensione più di scambio, ma non c'è il tempo, quindi scusate la cosa frontale, però se possiamo aprire al dibattito dopo sarò più contenta. Quando parliamo di cultura oggi, cioè il modo in cui noi oggi comprendiamo il concetto di cultura è cambiato tantissimo. Il concetto di cultura si è evoluto moltissimo attraverso i secoli. Pensate per esempio nell'Ottocento, per dare soltanto un esempio, cultura e anche prima era sostanzialmente un sinonimo di civilizzazione, cioè non tutti avevano cultura, la cultura si acquisiva attraverso un certo, diciamo, una certa pratica, si acquisiva con la conoscenza, ma poi chiaramente gli studi antropologici, poi gli studi culturali dopo hanno permesso di ampliare l'orizzonte semantico del concetto di cultura, per cui cultura oggi è sostanzialmente tutto. Tutto quello che noi facciamo, diciamo, i nostri comportamenti, le nostre credenze, i nostri valori, tutto, assolutamente tutto è cultura. Quindi per darvi appunto l'idea di quali possono essere gli aspetti della cultura, la cultura è fatta della lingua, è fatta di valori, di comportamenti delle nostre religioni, delle nostre credenze, delle pratiche culturali, per cui l'arte e ben altro. E chiaramente un presupposto importante è che la cultura l'abbiano tutti, non è una cosa che alcuni hanno, alcuni non hanno, come per esempio, come vedremo fra un attimo quando parlerò di colonialismo, un'idea fondante del colonialismo era che la cultura non l'avessero tutti, anzi dovevamo esportare la cultura. Quindi, detto questo, appunto, la cultura può essere definita quindi dall'insieme delle credenze, tradizioni, norme sociali, conoscenze pratiche, prodotti proprio di un individuo, ma soprattutto della comunità. Perché la cultura, come dato fondamentale, il fatto è la condivisione, quindi devono esserci almeno due persone per fare cultura, altrimenti non si può parlare di cultura. Quindi l'aspetto dello sharing, della condivisione, è fondamentale quando si parla di cultura. Tre elementi che voglio sottolineare della cultura sono intanto che la cultura si impara, noi non nasciamo con la cultura, noi non nasciamo conoscendo già la lingua italiana, per esempio, o i comportamenti, come comportarsi a tavola o come comportarsi in un determinato contesto. Noi lo impariamo attraverso l'osservazione, lo impariamo attraverso le istituzioni, pensate alla scuola, quindi è un continuo processo di apprendimento, quindi la cultura si impara, non c'è niente di naturale nella cultura. Altro fattore fondamentale è che la cultura si condivide, come dicevo poc'anzi, cioè c'è cultura solo se c'è condivisione, sharing. E finalmente la cultura evolve, la cultura cambia nel tempo e questo è un aspetto assolutamente fondamentale per la comunicazione interculturale, perché se, diciamo, ci mettiamo da questa prospettiva, ovvero che le nostre credenze, i nostri valori possono cambiare nel tempo, allora rendiamo, diciamo, anche la nostra mente più aperta a possibili contaminazioni e comunicazioni con l'altro. Quindi questo, diciamo, un riassunto molto brutale del concetto di cultura, che in realtà è molto più complesso e andrebbe affrontato in maniera decisamente più approfondita. Vi porto qui un modello sempre appunto per spiegare il concetto di cultura,
che è di un antropologo degli anni 70, quindi niente di nuovo, ma in realtà ancora perfettamente attuale, che è il modello dell'iceberg. Come sapete, l'iceberg è formato da una massa, la parte diciamo più grande dell'iceberg è sott'acqua, quindi è invisibile, è una cosa che non si vede. Infatti si vede sempre la punta dell'iceberg, perché è l'unica cosa che vediamo di un iceberg. Ecco, Holly in maniera molto intelligente dice: in realtà la stessa cosa è la cultura è come un iceberg, c'è una parte visibile che è fatta da comportamenti, per esempio dal modo in cui vestiamo, dal modo in cui gesticoliamo, da come ci vogliamo presentare all'altro, ma poi c'è tutto, diciamo, il 90% della cultura che è assolutamente invisibile ed è anche quella cultura che noi tendiamo a internalizzare. Per esempio le credenze, i valori, le assumptions, quindi un po' non i pregiudizi necessariamente subito, ma non mi viene nessun termine in italiano, viene poi i presupposti, per esempio, esatto, le attitudini, le credenze, tutto quello che in qualche modo si forma dentro di noi, perché lo abbiamo ereditato, per esempio, dalle nostre famiglie, o perché lo abbiamo osservato, imparato, vi dicevo, la cultura si impara. Quindi c'è tutto dentro di noi, c'è tutto questo bagaglio di conoscenze e valori di cui a volte non siamo neanche consapevoli. E questa è la cosa che può creare, diciamo, tensione nella comunicazione dell'altro. Mentre poi c'è la cultura, insomma, quella visibile, che noi abbiamo interesse anche a condividere, per esempio come ci proiettiamo verso gli altri. Ebbene, quindi c'è questa distinzione da tenere in considerazione, soprattutto in contesti interculturali. Abbiamo la cultura visibile, la cultura invisibile, e nella maggior parte dei casi gli aspetti invisibili della cultura, ovvero tutti questi, sono quelli che poi influenzano gli aspetti visibili. Si pensi per esempio ai valori religiosi che a volte hanno anche un impatto sul modo in cui vestiamo, pensate per esempio ai musulmani che hanno un concetto di modestia molto, molto forte che influisce anche sul modo in cui vestono, o il calendario delle vacanze, quindi per esempio è gestito da tutti questi valori che noi diamo per scontato, ma in realtà sono cose inventate. Non so se diciamo siamo sulla stessa pagina su questo. Quindi, andando avanti, un concetto importantissimo, strettamente legato a quello della cultura, è l'identità, è il successivo passo per comprendere appunto questa complessità. Perché l'identità è sostanzialmente quello che noi pensiamo di essere, quello che fa di noi quello che siamo, quindi chiaramente è tutto cultura. Noi siamo il frutto di tutti questi aspetti, per esempio il genere, l'età, i ruoli sociali che occupiamo, l'educazione, il lavoro. È chiaro che risulta subito chiaro che questi fattori cambiano nel tempo anche questi. Cioè il momento in cui è chiaro che adesso siamo quello che siamo anche perché abbiamo una certa età, abbiamo un certo ruolo sociale, e mentre magari 10 anni fa avevamo un senso della nostra identità completamente diverso. Il vostro senso in questo momento è il senso di essere uno studente del quarto anno di una scuola, di un istituto classico, e rispecchia chiaramente questo tipo di esperienza che state facendo in questo momento. Fra 10 anni avrete probabilmente un ruolo sociale diverso. Quindi ci sono alcuni fattori culturali che si modificano nel tempo, altri che possono rimanere più o meno stabili, tra cui per esempio il genere o la sessualità, ma anche quelli possono cambiare. Quindi per questa ragione, per il fatto che l'identità di ognuno di noi è fortemente influenzata da questi aspetti culturali, forse è meglio parlare di identità socioculturale. Cioè noi questo siamo, noi siamo prodotto del nostro contesto culturale. Quindi l'identità socioculturale altro non è se non, per esempio, per portare gli esempi, il modo in cui vestiamo, il modo in cui parliamo, il modo in cui ci comportiamo, che sono un'espressione di quella che noi vogliamo portare come rappresentativa della nostra identità socioculturale. Ed è qualcosa che negoziamo e costruiamo continuamente. Infatti la percezione è che si ha più di un'identità, no? Cioè, voi ragazzi, l'identità che avete a scuola con i vostri compagni, quindi il senso identitario che portate con voi nel contesto scolastico, possibilmente sarà diverso di quello che avete a casa con la vostra famiglia, perché è un continuo negoziare la
la propria identità socioculturale a seconda del gruppo sociale con cui si ha a che fare, lo stesso vale per tutti. Quindi c'è anche questa sensazione che l'identità non è unica, l'identità si plasma sulla situazione molto contestuale. Ed è multisfaccettata, appunto, questo è un termine della comunicazione interculturale che indica proprio questo. Però c'è un aspetto che è fondamentale del concetto di identità, ovvero la cosiddetta aspired identity, il concetto che viene usato negli studi culturali, o meglio, c'è questo senso nostro, questa percezione molto soggettiva di identità, che è quella che si definisce la civa identity, quella che si pensa di avere raggiunto. E poi c'è questa che è la scala identity, che è quella sulla quale non abbiamo molto controllo, o meglio, come ci vedono gli altri, come gli altri parlano di noi, come gli altri ci interpretano. Su quella non abbiamo assolutamente alcun controllo, ma chiaramente gioca un ruolo fondamentale, inevitabilmente, proprio perché sta in questa dimensione un po' oscura, anche quella può avere un impatto fortissimo sul nostro senso identitario. Passiamo quindi adesso, dopo aver sto cercando di semplicemente fare un, come dire, un unpacking dei concetti fondamentali della comunicazione interculturale e poi cercheremo di mettere tutti insieme. Quindi comunicazione interculturale, ho parlato di cultura, ma chiaramente non si può parlare di cultura senza parlare di comunicazione, perché la comunicazione, significa appunto mettere in comune, è basata, è semplicemente il risultato di una condivisione, come abbiamo detto poco fa, cultura è condivisione, quindi è ciò che viene messo in comune nella comunicazione, che non sono necessariamente beni materiali, ma messaggi condivisi. Quindi c'è sempre un medium, ricordatevi, un mezzo di comunicazione che esprime intenzioni, sensazioni, pensieri, sentimenti, informazioni. Anche lì, comunicazione è tutto. La comunicazione, tra l'altro, non è necessariamente verbale, non deve necessariamente essere verbale. Si comunica anche, c'è appunto la comunicazione non verbale, uguale, visuale. C'è la comunicazione, quindi cercare di interpretarla come un concetto un po' aperto e molto più vasto. Quali sono le condizioni della comunicazione? Ce ne sono alcune, anche queste sono dei processi un po' inconsci, però perché ci sia comunicazione è fondamentale che ci siano almeno due soggetti, quindi per questo la comunicazione è sempre culturale, perché devono esserci almeno, ci deve essere questa condivisione. La seconda è che ci siano dei messaggi da trasferire, quindi che ci sia un mittente, ci sia anche un mezzo e poi un destinatario. E la terza condizione è che esista un codice comune, cioè affinché si comunichi dobbiamo capirci, quindi se la comunicazione tra due persone o tra più persone si sta verificando attraverso una lingua, è chiaro che la comunicazione funziona se il destinatario condivide quella lingua, altrimenti non abbiamo comunicazione. La quarta condizione è che ci deve essere la volontà di comunicare. Ora, questi ultimi due aspetti sono proprio quelli assolutamente fondamentali per quando la comunicazione avviene in contesti interculturali. Cioè quando noi dobbiamo fare lo sforzo, perché di sforzo si tratta, di capire l'altro, cioè di capire qualcuno che condivide meno apparentemente, perché abbiamo visto con gli esercizi che avete portato come esempio, che in realtà si condivide più di quello che si pensa. Quindi quando questa comunicazione avviene tra diversi gruppi sociali è chiaro che queste ultime condizioni sono ancora più importanti. Avete domande finora? No. Ragazzi, io devo chiedervi a chiunque di non parlare sottofondo perché io ho problemi con l'udito, quindi questo chiacchiericcio mi porta confusione, quindi grazie. Allora, cosa succede quindi? Quando questa comunicazione avviene tra persone che appartengono a gruppi sociali diversi dal nostro. Ora, so cosa state pensando, voi, quando io dico, come si dice, gruppo socioculturale diverso, uno pensa subito un altro paese. Ma in realtà, come vi dicevo poc'anzi, cultura è tutto, può essere anche il nostro genere, può essere anche la nostra sessualità, può essere anche un diverso ruolo sociale. Quindi cercate di fare questo sforzo di pensare a questa comunicazione interculturale non necessariamente all'interno di confini nazionali. È difficile perché è naturale che si pensi subito
ricorre è quella della tipizzazione, ovvero noi, questo è diciamo un istinto quasi naturale, per comprendere il mondo attorno a noi abbiamo la necessità di creare dei tipi, di creare dei contenitori pieni di senso, contenitori che hanno delle caratteristiche che pensiamo fisse, no? E questo diciamo, è un istinto di tutti noi, perché ci aiuta a fare senso, diciamo, a fare ordine rispetto a questa informazione di dati, altrimenti ci perderemmo. Quindi abbiamo gli uomini, le donne, i bambini, eccetera, eccetera. Ora, il problema però si pone quando questa forma di tipizzazione diventa una stereotipizzazione, che appunto è quella poi che porta a seri problemi di comunicazione, soprattutto interculturale, tra gruppi diversi. Quindi cos'sono questi stereotipi? Immagino che tutti abbiate un'idea più o meno generale di cosa sia uno stereotipo, però appunto siccome questo è un concetto della comunicazione interculturale su cui noi spendiamo tempo, tanto tempo, settimane e settimane a lavorare con gli studenti, vi do appunto una definizione un po' più tecnica. Abbiamo un'etimologia greca della parola, per cui stereotipo significa immagine rigida. E infatti di questo si tratta di un'immagine fissa. Ricordatevi cosa ho detto di cultura poc'anzi, ho detto che la cultura evolve. Quindi nel momento in cui noi sviluppiamo nella nostra mente delle immagini fisse, già c'è un problema, perché non stiamo rispondendo a quella che è l'esigenza culturale primaria, che è quella della evoluzione. Quindi lo stereotipo è una rappresentazione mentale, ok? Quindi è una cosa che avviene nella nostra mente, è condivisa da un gruppo sociale che nel suo interculturale è così detto in gruppo, giusto? Per definire e identificare un altro gruppo sociale, il cosiddetto outgroup, che è un gruppo esterno al nostro, di non appartenenza, a cui vengono attribuite delle caratteristiche tipiche, cioè o meglio, delle labels, delle etichette esattamente, delle etichette perché ci aiutano a fare ordine a questa confusione, altrimenti rimaniamo un po' sprovvisti di significato. Queste caratteristiche però, nel caso della stereotipizzazione, non sempre, e anzi quasi mai, corrispondono alla realtà. Sono basate su delle generalizzazioni approssimative e non sull'esperienza diretta. E questo è chiaramente un problema, perché nel momento in cui noi utilizziamo delle conoscenze basate non su esperienza diretta, ma magari su quello che abbiamo visto sui media, o su quello che abbiamo ascoltato durante il pranzo di Natale, o su quello che più o meno captiamo in vari contesti che non hanno, diciamo, un fondamento serio, e però decidiamo di utilizzare queste strategie comunicative, e stiamo iniziando un processo di stereotipizzazione che chiaramente, potete rendervi conto, può creare seri problemi nella comunicazione con l'altro e danneggiare l'altro fortemente. Quindi, cos'è quindi la stereotipizzazione? È una scorciatoia, cioè è un modo di definire una situazione che in realtà è molto più complessa, perché non c'è il nero e il bianco, ci sono varie sfumature, e attraverso le scorciatoie dice sì, gli italiani sono così, gli inglesi sono così, gli italiani amano la pizza, non tutti amano la pizza, quindi diciamo la generalizzazione, anche questa, infatti si fa spesso la distinzione di stereotipi positivi e stereotipi negativi. I stereotipi sono stereotipi, come dico sempre agli studenti. Ah sì, vabbè, ma che male c'è a dire che le persone di colore, altra espressione assolutamente diciamo non necessariamente corretta, sono tutti bravi a ballare. E no, anche quello è uno stereotipo molto problematico, perché ci saranno migliaia e migliaia di persone con una eredità che vengono insomma di generazione dall'Africa, che non hanno questa capacità e non amano essere identificati con questo specifico aspetto della loro cultura, che probabilmente è abbastanza diffuso, ma non può definire quella appartenenza culturale. Vi ho dato soltanto alcuni esempi, diciamo, molto semplici, però io sono, diciamo, sempre molto attenta a precisare che lo stereotipo è lo stereotipo. Non esistono stereotipi positivi.
quindi una scorciatoia è una semplificazione. A nessuno piace essere oggetto di stereotipo. Io sono costantemente oggetto di stereotipo perché chiaramente vivo all'estero, quindi ci sono ancora dopo 13 anni mi sento dire Sicilia, mafia, per dirvi. Chiaramente, come potete immaginarvi, magari anche un accenno a questa cosa fatta in maniera come dire, comica, può avere un serio effetto sul proprio senso identitario. Quindi anche lì, qual è il nostro controllo sul modo in cui gli altri ci vedono? Purtroppo limitato, certo uno può entrare in discussione e dire guardi che non si deve permettere, lo fai e abbiamo il compito di farlo, però tutti siamo vittime di questo, non sono soltanto gli altri vittime di stereotipi. Ci siamo tutti dentro questo processo di individuazione. Esempi di stereotipi. Ora, lo so che devo parlare oggi di razzismo, però voglio parlare anche di altre tipologie di stereotipi. Per esempio, gli stereotipi di genere. Come sapete, diciamo culturalmente e per convenzione, noi di solito ci utilizziamo la divisione dicotomica, i maschi e le femmine, e attribuiamo a queste due categorie delle caratteristiche abbastanza fisse, anche se oggi fortunatamente stiamo diciamo, facendo esperienza di una comprensione un po' più fluida del genere. Ma chiaramente questa identificazione dei due contenitori ha un impatto sul sociale problematico. Perché dico questo? Potete pensare ad alcuni stereotipi di genere che magari voi tutti siete stati vittima, sia femmine che maschi, uomini e donne. Qual è uno, per esempio, degli esempi di stereotipizzazione di genere? Che l'uomo non possa piangere. Come? Che l'uomo non possa piangere. L'uomo non possa piangere. Bravissimo, esattamente. L'uomo non può piangere perché il pianto è un'espressione emotiva tipicamente femminile. Dico, sto parlando con persone assolutamente che immagino condividano un'antipatia verso questo tipo di categorizzazione, ma sono diffusissimi, anche semplicemente l'augurio, auguri ai figli maschi, ma di chi? Cioè, io una volta ero fruttivendolo da Cinisi, dove io ho casa, tutti questi, il maschio davanti a me, e auguri ai figli maschi, ho detto scusate, mi sono messa lì a fare una lezione di comunicazione interculturale dentro il fruttivendolo, ho detto scusate, voi vi rendete conto di quanto offensiva sia un'espressione? Ma siccome fa parte, diciamo, del nostro bagaglio culturale, che noi abbiamo imparato, ereditato, non lo mettiamo in discussione perché appunto diventano quasi di noi, ma è problematico, è molto problematico, perché sostanzialmente in tempi passati avere una femmina costituiva, diciamo, un problema perché la femmina non era redditizia quanto il maschio, ma dobbiamo anche, diciamo, adattarci ai tempi. Quindi facciamo, diciamo, una lista di possibili stereotipi di genere, cui tutti, diciamo, ne abbiamo fatti esperienza. Le donne sono emotive, gli uomini sono razionali, i bambini sono aggressivi, le bambine sono tranquille. Attenzione, lo stereotipo non è che va a svantaggio solo delle donne, lo stereotipo va a svantaggio anche degli uomini, quindi non è una questione, diciamo, qui di classifica. Le donne sono brave in cucina, gli uomini nei lavori di manutenzione, le donne amano l'arte, la letteratura, gli uomini la matematica e le scienze, l'amore è un'aspirazione femminile, la carriera è un'aspirazione maschile. Chiaramente questi, diciamo, sono abbastanza, cioè, non rispecchiano più neanche la nostra società, non c'è dubbio, però dobbiamo riconoscere che sono stati dei capisaldi del nostro apprendimento culturale per moltissimi anni. Quindi abbiamo, diciamo, adesso stiamo intraprendendo, adesso noi paesi, diciamo, per esempio il Nord Europa l'hanno iniziato già negli anni 60, ed è interessante fare esperienza di questi contesti molto diversi dal nostro. Mio marito è danese, quindi immaginate, diciamo, che tipo di esperienza di differenza di genere io abbia fatto quando ho conosciuto, è un mondo invertito completamente, ma davvero invertito, quasi, diciamo, all'estremo. Però dico, sono processi, si cambia, la cultura cambia, quindi anche qui faremo esperienza di un cambiamento. Queste sono semplicemente alcune.
sì, siamo diventati più fluidi, ma non so fino a che punto. Pensate alla pubblicità di Pandora di qualche anno fa, forse l'anno del scorso Natale: un ferro da stiro, un pigiama, un grembiule, un bracciale Pandora. Secondo te cosa ti farebbe piacere? Insomma, l'ufficio di comunicazione, tutti licenziati. Però per dirvi, è un... io tra l'altro insegno pubblicità e strategie di comunicazione della pubblicità. La pubblicità è fondamentale, cioè è una delle espressioni culturali più importanti che per analizzare appunto il sociale. Quindi è bene aprire gli occhi quando si guardano le pubblicità e capire dove siamo messi. Comunque il messaggio non è per un'accezione negativa, perché un pelo da stiro, un pigiama, un grembiule sono accezioni negative di quindi il meglio di bracciare Pandora per togliere il messaggio non c'è. Quindi il messaggio comunque è volutamente fatto così. Sì, però c'è la riduzione, l'essenzialismo ma è stato appositamente fatto, perché comunque bracciare Pandora aiuta tutti. Possibile, ma io non lo leggo così. Perché qui è un po' un modo, secondo me, di etichettare il genere femminile e di limitarlo soltanto ad alcuni potenziali regali concreti. Anche qui una pubblicità sembra di sbaglio di Zara, il bambino, ma questo per esempio si vede ovunque, se poi andate nei negozi, il reparto, abbigliamento dei maschietti, c'è sempre le magliette con delle stampe sempre su per il genio, lo scienziato, e poi si va nella cosa delle bambine, c'è l'unicorno, la principessa, e questa è una cosa che posso garantire anche a Londra, non c'è diciamo differenza. Quindi come vedete, per quanto diciamo sia lo sforzo di rendere queste categorie più fluide, di fatto nella concretezza siamo ancora ingabbiati in queste dicotomie fisse, ed è un problema. Andando avanti, se il mio PowerPoint me lo consente. Quindi uno dei passi, uno dei possibili step forward della stereotipizzazione è appunto lo sviluppo dei pregiudizi. Quindi quando è che stereotipare diventa un'azione dannosa? Quando lo stereotipo diventa pregiudizio. Vi farò poi un esempio più avanti che dovrebbe farvi capire bene la distinzione tra le due cose. Ma il pregiudizio, che ha appunto un'etimologia latina e che significa giudizio prematuro, è altro non è se non un giudizio negativo fondato su una generalizzazione, ovvero la stereotipizzazione, che è abbastanza falsa e inflessibile. Per cui può essere rivolto ad un gruppo nel suo complesso, anche semplicemente ad un unico individuo, ma in quanto membro di quel gruppo, perché stiamo parlando di tecnicamente essenzialismi, o meglio generalizzazioni, e sono frutto di processi di internalizzazione. Ho detto poc'anzi l'iceberg, la parte nascosta dell'iceberg, che è tutto quello che noi internalizziamo senza accorgercene. Quindi è l'aspetto della cultura inconscia. Quindi un esempio tra la distinzione tra stereotipo, pregiudizio e discriminazione, che è poi l'atto ancora più consolidato, quello che poi interessa la pratica. Ho fatto un esempio molto banale, ma vi prego di pensare a sostituire questo esempio dei capelli rosa con qualsiasi altro esempio di differenza. Per esempio, l'esempio di stereotipo, che è l'idea, l'immagine mentale, ricordatevi, potrebbe essere: le persone con i capelli rosa sono cattive. Questa è una generalizzazione che nasce nella vostra mente e che voi decidete di generalizzare. Da qui, con i capelli rossi sono cattivi, infatti questione è che con i capelli rossi tinti sono cattivi. Pregiudizio. E grazie, ricordatevi il chiacchiericcio. Grazie. Il pregiudizio è, quindi, come dicevo prima, la cosa che deriva dallo stereotipo, quindi è il momento in cui mettiamo dentro l'aspetto emotivo, il sentimento, ovvero non mi piacciono le persone con i capelli rosa. Quindi già stiamo sviluppando una sorta di atteggiamento di coinvolgimento emotivo.
La discriminazione è quando mettiamo nella pratica questo sentimento e questa immagine mentale, ovvero non permetterò a nessuno con i capelli rosa di sedersi accanto a me. Non so se vi è chiaro da questo esempio molto banale come appunto da una semplice generalizzazione si possa arrivare a un gesto discriminatorio, quando poi arriva all'azione, a quello che noi facciamo. Allora, all'interno di questo processo appunto stereotipizzazione, della discriminazione, c'è un concetto importante che poi io porterò alla vostra attenzione, che è il concetto del cosiddetto riconoscimento sociale. È un concetto dell'antropologo Taylor, in un libro che si chiama The Politics of Recognition. E lui dice questo, dice: la nostra identità è plasmata in parte dal riconoscimento, dal mancato riconoscimento, spesso da un misconoscimento, quindi alla mancanza del riconoscimento da parte di altre persone che, come vi ho detto, non abbiamo nessun controllo noi su questa parte. Per cui un individuo, un gruppo può subire un danno reale, una reale distorsione se le persone, la società che lo circondano gli rimandano, come uno specchio, davanti a uno specchio, un'immagine di sé che lo limita o sminuisce o umilia. Il non riconoscimento può essere quindi una forma di oppressione che imprigiona una persona in un modo di vivere falso, distorto o impoverito. Pensate appunto quando il pregiudizio diventa discriminazione, tu fai esperienza di questa distorsione. Quindi tutto questo per dirvi che pregiudizio e discriminazione sono frutto di una mancanza di riconoscimento, spesso basata su ignoranza, perché nel momento in cui invece si fa esperienza dell'altro, viaggiando, incontrando persone nel vostro luogo che vengono da altri paesi, se proprio vogliamo parlare di intercultura tra paesi diversi, si ha la possibilità appunto di smantellare questo tipo di processo di discriminatorio. Entriamo adesso un po' più dentro l'argomento del razzismo e vi dico appunto quali sono alcuni esempi di pregiudizio. Abbiamo appunto gli esempi di pregiudizio razziale cosiddetti, in cui c'è un forte senso di discriminazione verso un gruppo umano che viene identificato per lo più dal colore della pelle. Ci sono poi i cosiddetti androcentrici, che sono quelli appunto di genere, il maschio viene considerato come essere superiore alla donna, e poi ci sono quelli etnocentrici, che significa concepire il proprio gruppo sociale come superiore. Quindi, per esempio, il colonialismo è stato tutto basato, il colonialismo europeo, dell'Africa e di altre parti del mondo, è stato tutto basato sull'etnocentrismo, cioè sul fatto che noi siamo il centro del mondo, tutti gli altri non vanno bene, vanno migliorati. Allora, e su questo devo fare una piccola, un piccolo riassunto che immagino tutti conosceranno, però è importante perché per capire e per parlare di razzismo, se non abbiamo un'idea vaga di quello che è stato il colonialismo, non possiamo capirci. Lo dico soprattutto ai ragazzi, perché io non ho studiato mai il colonialismo a scuola. Io non so se voi lo studiate e mi auguro fortemente di sì. Quindi voi dovete immaginarvi cosa significa non conoscere, non sapere che il paese in cui tu nasci, cresci, ha colonizzato tantissimi altri paesi, e probabilmente io condivido questa ignoranza con molti dei colleghi qui presenti, quindi io non ho mai imparato a scuola il colonialismo, l'ho imparato all'università, nel senso che sapevo del colonialismo, ma non nei dettagli, per esempio, anche perché, diciamocelo pure, gli storici sono riusciti a conoscere la documentazione del colonialismo italiano soltanto pochi decenni fa, grazie al contributo per esempio di Nicola Labbanca. Quindi è una storia in realtà che si sta raccontando da poco, mentre si sa del colonialismo britannico, del colonialismo francese, perché sono stati degli imperi più vasti, ma soprattutto perché hanno poi fatto esperienza del cosiddetto della decolonizzazione, mentre l'Italia ha fatto i danni che ha fatto, se ne è andata cercando di lasciare poche tracce, ma posso garantirvi che l'Italia ha fatto danni grossissimi nei paesi che ha depredato.
Quindi, torniamoci sul colonialismo. Se non lo conosciamo il colonialismo italiano, andatevelo a studiare, andatevelo a cercare, cercate di capire quali sono state le responsabilità dell'Italia rispetto alle nostre colonie, Libia, Eritrea, Etiopia, Somalia e tante altre. Quindi, 1878, le potenze occidentali rivendicano il 60% del territorio mondiale, giungendo nel 1914 a controllare l'85% sotto forma di colonie, protettorati, possedimenti, domini e il cosiddetto Commonwealth, che mette insieme le colonie inglesi. Alcuni esempi, questa è una sintesi, perché non dovevamo utilizzare 30 slide solo per fare la lista di tutti i paesi. Gran Bretagna, Sudafrica, Kenya, Nigeria, India, Malta, Australia, Nuova Zelanda, eccetera, eccetera. Francia, il Maghreb, no? Marocco, Tunisia, Nord Africa, Centrafrica, Antille, eccetera. Italia, Etiopia, Libia, Somalia, Albania, Belgio, il Congo, una delle più devastanti colonizzazioni. E esiste, cosa è importante sapere, perché è strutturato il colonialismo? Perché il colonialismo è un po', la base fondante di quello che poi definiamo razzismo nel contesto soprattutto europeo. Esiste nel concetto stesso di colonialismo l'idea implicita dell'inferiorità delle popolazioni che abitano e governano le terre da predare. Questa è l'idea, cioè l'idea che alimenta e giustifica, attenzione, non è solo l'idea che alimenta, è un'idea che ha giustificato la colonizzazione, quella che abbiamo una missione, che è quella di civilizzare paesi che dal punto di vista etnocentrico dell'Europa erano paesi assolutamente senza cultura. Ok? Torniamo al concetto che cos'è la cultura. Ecco, questa era l'idea, senza cultura, quindi non era l'idea sono diversi, hanno un'altra cultura, non hanno cultura, c'era appunto l'idea dell'idea che questi paesi fossero così primitivi. Questa è una citazione da Nanni Michieli ai confini della nazione. Adesso c'è moltissima letteratura sul colonialismo italiano, quindi trovate di tutto. L'avvio dell'esperienza coloniale in Africa si può leggere in blocco come negazione dell'esistenza di civiltà locali. L'idea che le popolazioni autoctone fossero al di fuori della storia e quindi andassero studiate sul serio, proprio un approccio etnografico, da rami speciali del sapere, per esempio l'etnologia o l'antropologia, legittimava qualsiasi atteggiamento teso a introdurre elementi di progresso, sovente identificati con merci, mercati, con l'incedere degli eserciti europei. Il diritto all'autogoverno era perimetrato dal possesso dei requisiti della civiltà e generalmente ne erano esclusi i non europei, come d'altronde sia pure per le debite distinzioni e sfumature, le classi subalterne e le donne in patria, quindi si accodavano a tutte le altre minorities. Quindi questa era la giustificazione del colonialismo. Ed è lì che, non che inizia, ma che si sviluppa appieno, la costruzione dell'alterità. Quindi la costruzione dell'alterità da un punto di vista etnocentrico, ovvero la cosa più dannosa che noi possiamo immaginarci e di cui ancora facciamo esperienza. Cioè non possiamo pensare di essere usciti fuori dal processo di colonizzazione. Ci siamo ancora dentro, completamente. Per esempio i flussi migratori sono ancora un effetto del colonialismo europeo. E allora vi porto adesso delle immagini, non stesso delle immagini di cui sono quasi sicura, non avete idea, non so se avete mai sentito parlare di zoomani. Questa era una pratica coloniale praticata abbastanza di frequente nei nostri paesi. In Italia non ne conosco esempi, ma Inghilterra, Francia erano delle pratiche quasi normali. I zoomani, cioè cosa erano questi zoomani? Erano delle esposizioni. Esposizioni appunto simili a zoo animali, in cui venivano esposti questi altri, cioè queste persone che provenivano dalle colonie e che
venivano considerate persone senza cultura, senza civiltà, per cui andavano esposte, erano un po', come dire, intanto come senso d'orgoglio, no? Vedete, stiamo facendo il nostro lavoro, adesso vi faremo vedere come miglioreremo queste popolazioni autoctone, quindi era anche un po' un modo per giustificare la missione colonizzatrice. Queste sono alcune delle immagini, non so cosa vediate, ma sono parti, ricostruivano in maniera artificiale questi villaggi che andavano a depredare, li ricostruivano nell'Occidente e mettevano gente che andavano a prendere schiavizzate, di forza le portavano in Europa e le infilavano dentro queste zone recintate. Tutto questo avviene nella nostra civilissima Europa. E se fate zoo umani troverete di tutto. C'erano anche i circhi, che erano anche un po' un'esposizione non solo degli altri in quanto altre popolazioni, ma anche dei disabili, delle persone diciamo diverse da altri punti di vista. E il caso per esempio è del pigmeo da Benga, che veniva esposto all'interno di una gabbia di orangi. Pratica normalissima, anni 40, abbastanza tremenda. Quindi questa è la costruzione dell'alterità che avveniva attraverso questi media. E questa è forse l'immagine più sconcertante, perché non è tanto antica, è del 1958. Belgio, dicevo, Belgio e Congo, se andate a studiare, diciamo, qualcosa che Belgio. Come? Sì, esatto, era la colonia belga, dove sono state fatte delle atrocità incredibili. 1958, questa bambina che si chiama Jakey viene tenuta in questa specie di zoo e viene offerta una banana in questa foto da una locale. Quindi immaginatevi, diciamo, cos'è stata la costruzione dell'alterità all'interno del contesto coloniale. Una sintesi molto, diciamo, però chiaramente non c'è tempo. Tutto questo per dire a voi insegnanti, ai ragazzi, insegniamole queste cose, facciamole vedere, condividiamole, discutiamone, parliamone, perché non se ne sa abbastanza. E anche per i miei studenti a Londra è la stessa cosa, perché mostro queste immagini, sono tutti assolutamente sconvolti, e qui non è una cosa che sto dicendo l'Italia indietro, tutti siamo indietro rispetto alla consapevolezza di cos'è stato il colonialismo europeo. Nel caso italiano, siamo in Italia, volevo fare un accenno appunto molto rapido a che cosa è successo in Italia, in periodo fascista in modo particolare. Ricordatevi che in Italia avevamo le campagne razziali, avevamo una rivista, primo numero pubblicato nel 1938, chiamato Rivista della difesa della razza, il che si intende la difesa della razza ariana, quella che voleva essere considerata la razza pura. Concetto di razza problematico, diciamo, non sto qui a dirvelo, razza non è un concetto che va usato, perché la razza è razza umana, dico anche lì possiamo fare, diciamo, dilungarci quanto vogliamo, ma vi volevo leggere alcuni titoli di queste riviste. Per esempio nel 1938 l'incrocio con gli africani è un attentato contro la civiltà europea. Chiaramente si riferisce al meticciato, cioè a quando per esempio i soldati si univano alle donne locali, i bambini che venivano da questi incontri erano i cosiddetti medici, discriminati all'ennesima potenza. Il prestigio della razza è la salvaguardia dell'impero, i bastardi di Rehoboth, il problema dei medici in Europa, il meticciato, delitto contro il delitto. Quindi questi, diciamo, erano i numeri delle riviste. Quindi, come sapete, io oggi parlo di media, questi erano mass media, erano riviste, erano lette da un gran numero di persone, anche questi sono mass media. Per quanto, diciamo, uno bisogna, doveva essere abbonato a questa rivista, ma era abbastanza diffusa. Quindi il ruolo dei media, che ruolo hanno i media in questa diffusione degli stereotipi, delle pregiudizi che poi appunto hanno in pratica la discriminazione. Nell'ambito del colonialismo italiano i media hanno giocato un ruolo fondamentale, soprattutto i media visuali. Pensate per esempio ai manifesti di propaganda razziale, questo è un esempio degli anni 40, la produzione di manifesti in epoca fascista fu
venivano affissi ai muri, i manifesti costituivano un modo semplice per raggiungere tutti con messaggi di propaganda politica e culturale di regime. Questo poster dice: difendila, potrebbe essere tua madre, tua moglie, tua sorella, tua figlia. Ora, ho dimenticato a fare una slide qui in cui vi faccio vedere che gli stessi poster sono stati utilizzati alla Lega. Esattamente questo. Quindi, appunto, lo sapete, l'avete visto, non c'è bisogno che vi propongo. Esattamente, quindi solo per farvi capire quanto siamo ancora dentro, diciamo, la stessa strategia di comunicazione. È gravissimo, ma avete parlato di governo. Quindi fascismo difesa dalla mazzatura. Locandine umoristiche, guardate queste, sono le locandine umoristiche che sono state fatte negli anni 30 dal De Sega e sono 4.000 satiriche che furono molto circolate tra il 35 e il 36 tra le truppe italiane impegnate in Etiopia, dove c'è un chiaro, evidentissimo machismo del pensiero fascista. Le donne vengono praticamente rappresentate come merce da comprare, gli uomini sono invece paragonati a delle prede animali, e quindi c'è un'oggettivizzazione della donna dell'uomo, è chiaramente un'idea di sopraffazione delle popolazioni locali. Vignette che facevano ridere, non satiriche, quindi vignette che abbiamo fatte per attirarsi la simpatia, per giustificare, perché si era creato, sto cercando di farvi capire come abbiamo costruito la verità. E qui giungiamo a Federico Faroppa, al testo che vi avevo chiesto di leggere, e tra l'altro mi scuso perché io ho chiesto al professore di farvi leggere il secondo capitolo, ma in realtà il capitolo più importante era quello del primo, quello dell'introduzione, quindi tenetelo comunque come riferimento, perché il libro di Federico Faroppa è importante per tutti, tra l'altro, si chiama Razzisti e Valori. Federico Faroppa è un linguista, anche lui vive in UK, insegna all'University of Reading, e lui si occupa proprio del linguaggio, cioè di che cosa sbagliamo noi quando parliamo dell'alterità. Altro importantissimo aspetto che andrebbe insegnato proprio già a partire da per piccolissimi. Questi sono degli esempi di discorso sull'altro in politica, quindi non stiamo parlando, diciamo, di discorso ascoltato per strada. Quindi dare il voto agli extracomunitari, un paese civile non può fare votare dei bingo bongo che fino a qualche anno fa stavano ancora sugli alberi, e questo è Calderoli, Lega Nord. Voi direte, vabbè, Calderoli, sì, ma Calderoli è il governo, cioè è un politico, quindi stiamo parlando di discorso pubblico dell'alterità, che chiaramente ha un impatto incredibile sulla comunità. L'immigrato non è mio fratello, ancora della pelle diversa. Peccato che il forno crematorio del cimitero di Santa Buona a Treviso per loro non sia ancora pronto. Stiffoni sempre Lega Nord. Prego? Nazismo. Esatto, esattamente. E tra l'altro, anche qui ho dimenticato di portarvi l'esempio di delle vignette satiriche e dei titoli dei giornali che in America venivano utilizzati negli anni, alla fine dei primi del Novecento, per parlare dei siciliani. Uguali, assolutamente uguali, stesse strategie di comunicazione, generalizzazioni, stereotipi, la mafia, vediamo tutti disegnati come dei ratti, bruttissimi, con dei cappellini dove c'è scritto mafia, crimini, eccetera, eccetera. Tra l'altro, se leggete i documenti di Ellis Island, c'è una distinzione tra italiani del nord e italiani del sud, con delle caratteristiche molto, diciamo, peculiari e precise, quindi non è cambiato. Cambiano i target, ma alla fine il discorso è sempre quello. I topi sono più facili da debellare degli zingari perché sono più piccoli. Che ciò mi infastidisce pure doverlo portare, ma purtroppo ne dobbiamo parlare, perché non parlarne non è una strategia giusta. Quindi, ecco, vi apporto la slide. Siccome ho chiamato questo intervento il nazismo e le mass media, e allora entri nei social, e allora dobbiamo riconoscere che Salvini ha fatto uso strategico dei social, perché ha utilizzato, cioè perché dobbiamo parlarne? Perché i social sono il mezzo di comunicazione è assolutamente più diffuso e più importante, intergenerazionale. E ne stiamo facendo un uso dannosissimo per quanto riguarda appunto questioni di razzismo e stereotipizzazione. Per cui il fatto
dimensione di Salvini faccia un uso spropositato di linguaggio razzista e gli venga consentito. È una cosa di una gravità che cioè, non dovremmo neanche diciamo, consentire. Ma queste sono le cose assolutamente tipiche, non le leggo, se non si dispiace, basta diciamo, facciamo full, Salvini tweets ed esce il, proprio la fogna. Esatto. E per non parlare del gesto, quindi questo è un esempio di azione, quindi per fare diciamo stereotipo, pregiudizio, l'azione, la discriminazione, con lui agita, agisce pubblicamente con i giornalisti, cioè è una cosa assolutamente oltre ogni, non lo so, non so come dire, ma l'azione, quando l'azione diventa pubblica, no? Perché se c'è il giornalista con la videocamera che ti riprende nel tuo caso, l'azione del genere invece di darti uno schiaffone. Là siamo perduti ragazzi, cioè, non di che stiamo parlando, facciamo una lezione sul razzismo, ma di che stiamo parlando, esatto. Quindi diciamo questa è la situazione a cui noi dobbiamo fare resistenza, è questa, e spero diciamo che sono convinta che tutti noi nel nostro piccolo facciamo il possibile. Siamo nell'ordine del giorno, questa è ancora una dichiarazione di Daniele Bescin, consigliere di lista sempre di uno dei comuni del Nord Italia, in cui a Repubblica questa ragazza italianissima che è stata scelta da Vogue per rappresentare l'Italia nella copertina di un numero, il consigliere di lista contro una modella italo-senegalese scelta da Vogue, Italian Beauty non è bianca, solo semplicemente per dirvi che la costruzione dell'alterità ancora si basa sulla questione del colore della pelle, che diciamo, è una distinzione abbastanza infondata, perché se parliamo di colore della pelle non facciamo parlare di melanina, di diverse quantità di melanina, quindi anche per questo è importante evitare il discorso razza. E finisco con questo, come rispondere agli stereotipi? Non basta una slide. Io però condivido con voi quelle che sono alcuni suggerimenti, diciamo, quello che mi sento di dire spesso ai miei studenti. È veramente importante fare attenzione a come parliamo, cioè le parole che usiamo, dobbiamo pesarle tutte. Nel caso, per esempio, di persone che vengono da paesi diversi dal nostro, io mi batto nella quotidianità, in Italia e fuori, espressioni tipo il marocchino, quello di colore, eccetera eccetera, ma perché? Cioè perché dobbiamo ricorrere a certe etichette? Per esempio un esempio banale, ma spesso no, c'era quello di colore, e io dico sempre ma scusa, ma è fondamentale specificare per il tuo messaggio affinché il tuo messaggio mi arrivi? È necessario specificarmi che quella persona ha un colore diverso dalla mia? Se non è fondamentale, ma che motivo c'è? Cioè che motivo c'è di utilizzare queste forme di catalogizzazione di cui parlavo poco fa? Magari non è stereotipizzazione, attenzione, c'è la distinzione, ma se questa tipizzazione non è necessaria per raggiungere, per passare il messaggio, ma perché dobbiamo usarla? Non c'è bisogno. Quindi le parole, quello che ho messo nel genere di razzisti e poi di Enrico Faloppa è fondamentale. Chiudo con questo è un video di un'iniziativa di diverse associazioni per sconfiggere gli stereotipi ed è appunto sugli stranieri in Italia. È un video molto alla fine comico, ma che fa veramente divertire moltissimo. Quindi lo lascio. Mi piace, a me piace un marito italiano. Bravo, voi italiani. Cubana.
naturalmente puttana. Brasil, sempre puttana. Ma ballo, noi tutti uguali. Viviamo in hotel 5 stelle. 35 euro al giorno, grazie ai soldi. Non fa l'affitto. Un smartphone per fare foto belli. Wifi. Faccio patate e buco alle vecchie. Io cinese, tutto Italia e copiare moda Italia. Prendo droga ai vostri figli. Io prendo rosse, voi rosse. Se ci fate più grave, distruggeremo la vostra tradizione. Moschee, no chiese. Che bar, non pizza. Mangerete il riso. E i vostri cani e gatti. Tutti giornerano. Io invece italiano parlo benissimo. Ho studiato e vostra cultura bellissima. Sono in amore. Ogni volta che gente che date con queste frasi, parole, sogni, ci fa male, però non voglio commiserazione. Poverina. Voglio però che sai che fa più male quando non parli. Perché lo sai pure tu. Caso sfronzato. Si dice stereotipi. Quando pensi, meglio che sto zitto che non si sa mai. Meglio che sto zitto che rovino il pranzo della dame. Meglio che sto zitto. Voglio stare tranquillo. Parla! E parla! Parla per noi! E per te? Oggi siamo noi, le donne. L'omosessuale, l'ebreo. I neri. I disabili. I trans. Oggi siamo noi. Domani. C'è un proverbio cinese che fa: gli anni ci stanno male. Una buona parola può essere come fuoco caldo nel flare di vento. Ma mi pagate a meno? Nella vostra comunità, parlate, per esempio, potrebbe essere una buona idea, prendete le statistiche.
consumare via, ma voi siete il telegiornale, lo scoop, perché quasi ma poi in Italia noi parliamo tanto del pranzo, sempre televisione accesa, telegiornale acceso ed è un bollettino di guerra. Io quando sono nei miei, chiedo la cortesia di spegnere la televisione perché il pranzo mi va sotto, so, questo, come si dice, sottofondo costante di enormi. Cioè, questo non possiamo farlo nel nostro piccolo, possiamo proprio, come dire, chiarirci le idee. Che cosa io leggo? Quando io faccio leggere articoli scientifici, medici, andiamo a cercare di capire. Quindi studiamo la questione, invece di farne un po' di più, ma voi già lo state facendo, già è chiaro che la tua posizione è molto solida. Organizzato dei ragazzi in gruppi e
ripeto, io ho tutto il mondo sul serio. Un ragazzo americano sembra un barzelletto, una ragazza americana, una ragazza musulmana all'interno del gruppo. Questo ragazzo si presenta e dice ciao, hi, I'm Marco, nice to meet you. E la ragazza ha detto scusami, noi non stringiamo la mano. Questo ragazzo è rimasto, dice come, ma io volevo, però ha saputo agire, che ha detto ok, va bene, capisco, si è seduto e poi ne hanno parlato, quindi hanno fatto chiaramente perché avrebbe dovuto sapere, cioè se noi non ci scordiamo della differenza, non c'è modo di scoprirlo questo, quindi cercare di capire i comportamenti in altri contesti, questo è quanto. Già diciamo, il termine stesso razzismo implica diciamo, nella mente delle persone appunto il concetto stesso, quindi non sarebbe meglio utilizzare magari il termine comunque diciamo cercare di non trasmettere questo messaggio. Ciao, grazie Andrea. Assolutamente, come dicevo il razzismo si basa proprio su una parola che è errata, appunto quella della razza. Non dovremmo utilizzare il concetto di razza, come sapete, la razza è una, per cui alternative potrebbero essere che sono popolazioni, etnie, queste sono delle parole alternative che potrebbero essere impiegate per catalogare persone che appartengono a culture diverse. Riguardo appunto il concetto stesso di razzismo, quello è. E si basa appunto su un'idea di razza che va indietro, diciamo, ed è legato a specifici contesti storici. Quindi sì, sono contenta, nel senso che cambierei volentieri anche lo stesso concetto di razzismo. Ma secondo me è giusto che il concetto di razzismo mantenga questo aspetto interrogativo, perché questo è il razzismo, non è se l'idea è ignorante, basata sull'idea che esiste di per sé razza. Quindi forse dobbiamo, diciamo, prendere. Buongiorno, io sono Matteo. Volevo chiederle anche dove parlavo di etnocentrismo, perché in alcuni popoli c'è stata la necessità di affermarsi, cioè da cosa nasce, un fattore psicologico, non lo so, da cosa dipende? Dipende dal fatto che sono stati avvantaggiati e hanno pensato bene, diciamo, di essere in una posizione superiore, perché avevano accesso a delle risorse, si sono arricchiti, sono stati messi nelle condizioni di esplorare l'esplorazione e poi schiavizzare l'altro. E quindi da lì è iniziato e da lì si è pensato bene di eleggere quel particolare contesto culturale come superiore, da lì l'etnocentrismo. Quindi sono cose che vanno indietro chiaramente all'epoca delle missioni, delle esplorazioni, della scrittura. Però possiamo fare molto per studiare quello come appunto una cosa storica, fermare la lingua storia e dire quelle storie. Oggi dobbiamo a che fare con un altro, non essere da una, perché semplicemente spesso per esempio io parlavo con i miei genitori di queste questioni e dicevano ma perché non questi flussi migratori, chiaramente poi si finisce sempre per parlare della migrazione, ma perché non si aiutano queste persone nei loro paesi? Anche questo c'è un falso mito, nel senso che non c'è interesse ad aiutare queste persone nei loro paesi, li abbiamo deportati per secoli, non c'è intenzione di farli crescere perché l'intenzione vera è quella di rimanere noi il paese forte. Noi non abbiamo nessun interesse a rendere questi paesi equivalenti al nostro. Noi vogliamo tenere la nostra posizione di dominio, quindi non c'è interesse, non lo troverete mai. Quindi purtroppo, anche se noi, il nostro piccolo plastico, non c'è problema. Però resistenza c'è, possiamo fare. Grazie. Bueno, falta. El primo, ¿quién es racista?
razzismo fa parte di una pratica culturale, come dicevo prima, quindi se è culturale è una cosa che si impara, quindi tu impari a diventare razzista, cioè non nasci razzista, quindi lo impari perché finisci per condividere delle idee con gruppi sociali che magari pensi di rispettare e dire ah, mi trovo d'accordo con quello che dici. Ma soprattutto il razzismo è generato dall'ignoranza, no? Cioè io sono razzista perché non ti conosco, e perché non ho neanche l'intenzione di conoscere. Ricordatevi cosa ha detto Lucas sulla comunicazione. La comunicazione avviene se c'è la volontà di comunicare, altrimenti rimarremo sempre, diciamo, tu stai là, io sto qua e va bene così. Mentre se invece avessimo lo sforzo di dire ah, aspetta, c'è qualcosa di diverso in questa persona, vediamo che cos'è questa differenza, vediamo in che cosa siamo buoni. Il razzismo purtroppo non è basato su questa volontà di conoscere, è basato sulla volontà di dire sai che c'è, tu sei diverso da me e anzi io sono superiore a te. Secondo me è una cultura, come africani noi abbiamo una cultura che quando nasce bambini fa una marca qua, è una cosa di praticare la nostra cultura o valutazione di diritti umani. In Africa abbiamo una cultura che noi quando nasce bambini fa una marca qua, è una cosa di praticare la nostra cultura oppure valutazione di diritti umani. Ma guarda, dipende che tipo di interpretazione voi date a questa pratica. Se è un, come dire, per esempio, non conosco questa pratica, diciamo, però se è metti la mutilazione genitale femminile, quella è chiaramente una pratica che va contro i diritti umani, anche perché le donne non sceglierebbero questa cosa. Probabilmente si può dire lo stesso di questa pratica di marcare come? Con dettagli. Allora, posso sì. Allora, io ritengo è bella questo interrogativo di Sherif. Lui si pone il problema se la cultura di un popolo sono le pratiche o è qualcos'altro. Io penso di rispondere a questa domanda, Sherif, dicendoti che la cultura è la storia, è quello che cioè è il vissuto, è la storia, è il passato. Ci siamo. Le pratiche sono un'altra cosa. Certo, rientrano anche nel patrimonio culturale. Però evidentemente questa pratica che voi utilizzate è legata a una storia del vostro passato che scaturisce in una pratica. E allora se la cultura è fatta di storie, di pratiche, perché diventa poi tradizione, cioè si trasforma in modi di essere e di fare. Cioè, e quindi poi è la tradizione che rientra, quindi modi di pensare, di fare, di agire, che diventa tradizione, che diventa storia, evidentemente diventano la cultura di un popolo. Quindi anche la pratica può rientrare nella cultura di un popolo ed essere diversa perché le culture sono diverse. Quindi bisogna vedere che cosa intendiamo per cultura. Se per cultura intendiamo la storia, quindi il pensiero e l'agito di un popolo, evidentemente anche la pratica diventa cultura e fa la differenza, per questo le culture sono diverse. Se poi intendiamo per cultura l'affermazione del diritto umano e quindi l'affermazione dell'umana natura e quindi la valutazione dei diritti, evidentemente la cultura è unica perché l'uomo, l'umanità, ha tutte le stesse caratteristiche, cioè, e quindi non so se ho compreso, cioè tu puoi fare la differenza tra quelle che sono le pratiche di un popolo e tra quelli che sono i diritti di un popolo.
dell'umanità, che i diritti dell'umanità sono uguali per tutti, e invece la cultura a volte può essere differente, diversa, perché ha alla base la storia e le pratiche della rappresentanza umana. Io sì, condivido chiaramente quello che dice la Presidente. Ricordiamoci pure che il concetto di diritto umano, diciamo, va anche contestualizzato, cioè il diritto umano dalla parte, dal punto di vista del tuo paese, come viene percepita questa pratica nella tua comunità? Di Palermo e anche
realtà metropolitana di Palermo. Quindi per chi fosse disponibile, vi aspetto domani pomeriggio alle 17.30 a Molti Volti a Palermo. Dopodiché concludo e voglio così fare un accenno su tre cose. Uno, è vero, io sono andata per ben tre volte in Turchia e quando mi lanciavo a salutare, a baciare, ad abbracciare, Sheriff, lo dico a te che ti abbraccia continuamente, lui magari resta così un po', i colleghi, dirigenti o professori, uomini, e trovavo sempre questa resistenza perché loro avevano fatto, non so, la preghiera del venerdì oppure l'obluzione, e quindi praticamente io li mettevo in condizioni di peccato e io ci restavo male. Però poi quando ho chiesto, ho detto: ma perché questi si tirano così indietro? E perché evidentemente secondo la loro pratica è veramente una cosa grave, pesante, perché poi devono riaffrontare un percorso, perché per loro la donna è in molti casi è solo ed esclusivamente tentazione, per cui a quel punto io mettevo in tentazione i miei colleghi, vi lascio immaginare quello che facevo, una cosa terribile, ci siamo. E quindi uno, due, vorrei porre l'accento, e lo dico sempre ai ragazzi quando li vado a trovare in classe, vorrei porre l'accento su la differenza, ecco, sullo scarto che c'è delle due parole differenza e diversità. Guardate che noi dobbiamo fare molta attenzione alle parole, perché le parole a volte ci costringono o perlomeno ci inseriscono in sistemi che sono veramente errati, e noi utilizziamo con facilità le parole, non sempre le parole giuste al posto giusto, ma le parole sbagliate nel posto sbagliato. Quindi differenza e diversità sono due termini completamente diversi, perché la differenza nell'umana natura ci procura rabbia, perché la differenza è un'assenza di giustizia, la diversità è un valore, è un arricchimento, perché siamo tutti diversi, già appartenendo alla stessa categoria, alla stessa razza, allo stesso popolo, siamo diversi. E quindi la diversità è parola o significato che porta ricchezza. La differenza spesso ci porta rabbia, perché non è giusto vivere le differenze. Rientra nel tema della giustizia. E un'altra cosa, e chiudo e vi saluto, le parole, sempre su questo utilizzo delle parole. Quando noi definiamo l'altro straniero, è brutto usare questa parola, perché straniero viene da strano. E quello che è strano nella nostra accezione a volte è qualcosa che non rientra nella normalità, nella regolarità. Cioè quello che è strano potrebbe avere un'accezione veramente negativa. Allora noi per definizione, per capirci meglio, usiamo la parola straniero. Anche noi siamo stranieri in altri posti, in altri contesti. Ed è brutto essere definito strano o essere definiti strani. Quindi ragazzi, lo dico ai ragazzi, lo dico agli adulti, a tutti, lo dico a me stessa, cioè facciamo veramente caso, soprattutto voi che state facendo studi classici e che lavorate molto sul significato delle parole, e sforziamoci di comprendere il senso delle parole e di usarle in maniera opportuna, perché una parola a volte uccide più di qualsiasi altro gesto. E concludo, vi ringrazio tutti, grazie Federica. Scusate, uscendo potete ritirare gli attestati alla giornata.